Aymar? Sì. Dovresti dire a tuo fratello di stare qui vicino a noi. Perché voi siete cresciuti, tu hai imparato a leggere. Allora, questo signore quassù era un bambino della Garbatella. Questo signore quassù si chiamava Enrico Mancini ed era nato nel 1896 a Ronciglione. Venne ad abitare alla Garbatella piccolo piccolo. Piano piano è cresciuto e si è imparato a fare il falegname. Sì, questo lo so. No, è andato a lavorare a falegname. È andato a lavorare a falegname, vedi che già lo sa, perché lui è un ambasciatore di Fata Garbatella. Lui poi lo racconterà ai suoi amici, è vero? Sì. Poi le farai tu le passeggiate e ti farai pagare. Io le regalo perché devo crescere queste persone. Poi che quel signore, no, quelli vedi, neanche ci hanno guardato. Perciò se vengono qui e ci fanno un sorriso, gliela diamo, se no niente. Allora, questo... Allora, è successo? Che è successo? Tu che sai che cosa è successo? Che è successo che... C'era la guerra. Sì, è successo che sono arrivati dei militari. Dei militari tedeschi? Sì. Allora, lui faceva parte, era uno dei fondatori del Partito d'Azione, perché la guerra c'era in Italia. E c'erano quelli che la pensavano in un modo e quelli che la pensavano in un altro. E poi ha vinto la guerra. Aspetta, il poveraccio non ha vinto proprio niente. Allora, che cosa è successo? Che siccome lui aveva fatto questo Partito d'Azione e c'erano quelli contrari, pensa che quel giorno che è successo tutto il patatrac, che sono andati ad acchiappare determinate persone, tu pensa che lui lo hanno arrestato davanti alla figlia e ti eri presente che io ho conosciuto il figlio. È un mio amico il figlio, si chiama Riccardo Mancini. E Riccardo Mancini, quando è successo tutto il patatrac, che il 23 marzo del 1944 hanno messo una bomba a Via Rasella, fatalità, quel giorno mio padre si trovava proprio a Via Rasella, perché era andato a fare una consegna, un favore a mia mamma, proprio a Via Rasella, perché mia mamma faceva la pantalonaia e l'hanno preso mio padre. Come hanno preso lui e come hanno preso tanti altri, solo che mio padre quando stava nel carro bestiame, lui raccontava, aveva detto che si stava facendo la pipì addosso e l'hanno fatto scendere. Ha scavalcato un muro dove c'era un cimitero e si è nascosto dentro una tomba. Questo poveretto insieme ad altri 334 persone sono stati portati alle cave delle Ardeatine. Quando sarete più grandi vi porterò a far vedere questo posto, dove lì sono stati uccisi circa 74 ebrei e tutto il resto erano cattolici. Comunque facevano entrare 5 per volta e gli mettevano una pistola qua dietro e gli sparavano, una cosa bruttissima. Adesso che tu sai questa cosa bruttissima, noi dobbiamo fare in modo che una cosa bruttissima diventa una cosa bella e la dobbiamo tramutare in favola, non oggi, però questa è una cosa che dobbiamo rifletterci insieme per tramutarla in una cosa, in una favola che racconta una cosa brutta, però racconta anche una cosa bella, perché lui con tutti gli altri hanno combattuto per essere tutti liberi. Allora, chiamiamo questo sensibile mago Chinotto, no, mago, ma mi sono sbagliata, è stato un lapsus, fatalità Chinotto, Roffischi, che ci leggerà un pezzo di un libro che abbiamo scritto 10 anni fa. Facciamo vedere questo libro. Ecco, questo libro qui è stato scritto 10 anni fa, pensate, perché la Garbatella ha compiuto 90 anni, pensate che è stato stampato e regalato, pensate, stampato e regalato 10 anni fa. Quest'anno che abbiamo fatto 100 anni non ci siamo riusciti, chissà come mai, ma forse è tutta colpa sempre del Covid. Più gristi e sempre più gretti. Allora, qui è la storia. Mettiti qui sotto proprio a Enrico. Che racconta il figlio di Enrico, Riccardo. Riccardo, senti, Riccardo aveva 5 anni quando è successa questa cosa. Lo sta dicendo. E sta, il racconto è iniziato già. E lo prendiamo con sé. Devi venire a sentire quello che dice Luciano, vi dovete mettere vicino. Senti che cosa dice il figlio, eh? E buona parte della Garbatella. Ricordo le macerie di una parte del primo albergo dove c'era l'istituto di maternità e infanzia e quelle di una parte della chiesa di Santa Galla. Anche per questo bombardamento alla Garbatella
decine e decine di cittadini persi in mare. Quello stesso 7 marzo in famiglia eravamo felici di essere usciti illesi dal bombardamento. Ma non potevamo mai immaginare quale tremenda disgrazia ci stava colpendo a qualche chilometro di distanza. Al centro di Roma, la banda fascista del famigerato dottor Koch aveva circondato il palazzo di via Mario di Fiori numero 93 e dall'ufficio commerciale SPY, società italiana, mio padre Enrico, uno dei fondatori del partito d'azione, veniva portato via a furia, caricato su una macchina nera e portato alla pensione oltremare, al numero 2 di via Principe Amedeo, una palazzina che i fascisti avevano attrezzato come prigione e sale di tortura. Quello stesso 7 marzo qualcuno, magari per 5.000 lire, aveva vigliaccamente venduto mio padre ai fascisti. Quelli erano tempi brutti, difficili, tristi, anche se si avvertiva che grandi cambiamenti erano vicini. Io avevo 5 anni, non potevo capire tutto quello che accadeva, non capivo neanche perché in molti giorni un mare di gente continuava a riempire casa mia per portare solidarietà. A volte verso sera, per un po' di tempo, mi andavo a sedere ai gradini della grande scalinata che porta all'ingresso principale del terzo albergo. Anche se non riuscivo a capire perché mio padre non veniva più a dirmi la solita, simpatica, innocente bugia. Quando lui tornava dal lavoro, io da quella scalinata lo vedevo subito. Allora gli correvo incontro, lui mi afferrava due mani, mi sollevava in aria e mi diceva quasi gridando: «Ecco il più bello d'Europa!» Simpatica e innocente bugia nei miei confronti, perché era ed è evidente che io non sono il più bello d'Europa, ma era evidente, è vero, che lui ragionava già in termini europei. Poi con il tempo ho cominciato a capire e allora ho cominciato ad andarlo a trovare alle Fosse Ardeatine. Allora, questa è una favola. Una favola brutta che dobbiamo tramutare in bella. E come possiamo fare? Adesso andiamo proprio su quei gradini dove si sedeva Riccardo e aspettava il papà. E poi io vi racconterò, quando arriviamo lì, un altro pezzettino della storia. Perché dovete sapere che Riccardo ha una sorella che si chiama Mirella. E quando è accaduto quello che è accaduto, sono stati portati al villaggio dei ragazzi, che era gestito da un americano. Ogni stanza dove c'erano questi ragazzi veniva chiamata con un nome di Walt Disney. Mirella era una delle più grandi, delle ragazze più grandi, e veniva chiamata la fata. Quando ho conosciuto Enrico, mi ha raccontato questa storia e mi ha cominciato a volere subito bene, ma io non capivo qual era la profondità di questa cosa che lui raccontava. E mi ha lasciato diverso materiale. Io spero un giorno di farvelo incontrare. Riccardo è venuto con i ragazzi di Lavena Ponte Tresa, li ha accompagnati alle Fosse Ardeatine. E li ha conosciuti ed è stato un pezzo storico del momento, perché non è che lui la raccontava così, lui l'aveva vissuta questa storia, l'aveva vissuta sulla pelle. E adesso torneranno questi ragazzi, altri ragazzi dalla Vena Ponte Tresa, li riaccompagnerò. Non so Riccardo come sta, perché il tempo passa per tutti. Noi abbiamo dei tesori alla Garbatella che però in pochi hanno saputo tenere in considerazione. Aspettano sempre che passi un progetto, che si prendano soldi, e intanto la storia si perde. Però io ho dei filmati di Riccardo insieme a Elisabetta, fatti già 10 anni fa. Io spero a questi due bambini che devono farmi da ambasciatori che mi aiutino a tramutare tutte queste cose un po' brutte, che però diventano belle se noi le tramutiamo in favola. Qui, come vedete, c'è questo meraviglioso casotto, perché la vita è tutto un casotto, ma saranno almeno 10 anni che sta così. Questa hanno detto che sarebbe dovuta diventare la piazza della cultura. E allora la cultura è
è diversa secondo chi la racconta, perché questo credo che sia della CEA. Questo è sempre stato una pasticceria dei Foschi, qui c'era una macelleria e lì c'era l'ente consumo, adesso invece c'è una trattoria. Noi continuiamo adesso la passeggiata andando proprio a vedere quei gradini dove si sedeva Riccardo ad aspettare il papà, perché tanto gli altri anni abbiamo fatto altri giri, è inutile che vi riporto davanti dove c'è la prima pietra, dove c'è l'arena Garbadella nel giardino Maurizio Arena, che nonostante io abbia dato queste idee per i 100 anni, io avevo proposto per i 100 anni di fare un film dentro l'arena Garbadella, e questo film avevo chiesto che fosse Delitto Matteotti, perché in Delitto Matteotti non solo ci lavora Maurizio Arena, ma Matteotti ha soggiornato a casa di Libero Natalini proprio su Piazza Brin. Però queste cose nel Comune di Roma l'ha ritenuto culturale, nel municipio andiamo avanti e speriamo che poi queste cose magari ce le facciamo da soli. Proseguiamo la passeggiata. Dove andiamo?